kill the worshipers. Where's all of my praises? I want everybody around the world to put your hands together, because all the praise belongs to God. Here we go. Gloria a Dio. Apriamo le scritture in Colossesi capitolo 1 versetto 24. Io credo che tutto quello che è stato stamattina già, il Signore ha confermato già la sua parola, è il tema di questa mattina. Gloria a Dio. Colossesi 1 versetto 24 dice così: ora io mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e a mia volta compio nella mia carne ciò che manca ancora alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa. Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 3. Secondo Timoteo capitolo 2 versetto 3 dice: tu dunque sopporta sofferenze come un buon soldato di Gesù Cristo. Secondo Timoteo 3:11: le mie persecuzioni, le mie sofferenze che mi sono accadute ad Antiochia, a Iconio e a Listra, tu sai quali persecuzioni ho sostenuto. Leggiamoli insieme: ma il Signore mi ha liberato da alcune. Alleluia. Da quanti il Signore ti ha liberato? Non ha detto che non c'erano sofferenze, ha detto che il Signore ci libera dalle sofferenze. Capire questo concetto è una molto difficile per la Chiesa, particolarmente tutti coloro che sono della fede, e voglio sottolineare questa parte, che hanno posto la loro fede nella fede. Tu puoi avere fede nella fede o puoi avere fede nella persona Gesù Cristo. Egli è il capo e il compitore della nostra fede. La fede non riguarda la mia capacità di bypassare tutti gli impedimenti mentali che possono ostacolare il flusso della fede e portare addirittura questi impedimenti possono portare un sacco di timore e paure nella nostra vita. Ma c'è qualcosa che riguarda la fede che ti fa passare attraverso le difficoltà, superandole e imparando tutto ciò che c'è da imparare durante le sofferenze. Il Signore ha detto: in questo mondo voi avrete tribolazione, ma fatevi animo, perché io ho vinto il mondo. Le difficoltà io già le ho vinte, cioè mi ha dato una vita, via d'uscita, mi ha liberato da tutte. Amen. Allora, un altro passo di scrittura, Filippesi capitolo 3 versetto 10. Alleluia. Quanti hanno capito? Infatti c'è stata anche una parola profetica stamattina: il tempo, i tempi di Dio.
I tempi, diciamo insieme, i tempi. Sono i tempi di Dio. Ecclesiaste dice: c'è un tempo per piangere e un tempo per ridere. C'è un tempo per fare cordoglio e c'è anche un tempo per danzare. Ok, c'è un tempo, ma chi stabilisce questi tempi? Chi stabilisce il tempo per piangere? Oh, mi sento di piangere, quindi è un tempo di piangere, per piangere. O mi sento di ridere, sarà un tempo per ridere. E forse è un tempo di fare cordoglio, facciamo tutti cordoglio. Ah, c'è un tempo per danzare e danziamo tutti. Forse siamo stati noi a dire a Dio come gestire i nostri tempi. Quanti di noi vogliamo togliere le mani dal controllo dei tempi di Dio? Alleluia. Le mie vie non sono come le vostre vie, le mie vie sono più alte delle due vie, i miei pensieri sono più alti dei vostri pensieri. Io so che cosa ho programmato, e come è stato detto anche profeticamente, Dio ha programmato. Non dire a Dio come programmare. Quanti di voi avete scelto come Dio deve programmare la vostra vita? E sbattisco un muro. Gloria a Dio. Ma perché ride? Sbattiamo un muro, dovremmo piangere. No, è un tempo per ridere, ti spiego perché. Perché quando tu finalmente finisci, una volta qualcuno mi ha ricordato una volta di quando il Signore mi ha battezzato di Spirito Santo, io gridavo al Signore: Gesù, Gesù, dai all'addio, Gesù, 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 e chiedevo a Gesù di battezzarmi con lo Spirito. Dopo due ore non ci avvici più. Appena mi sono arreso, così cominciai a parlare in lingue. Io, anni dopo, ovviamente, cercando il senno di poi, ho detto: ma Signore, come mai? Due ore che grido a te. E il Signore mi disse queste testuali parole: aspettavo che finissi tu. A volte il Signore non può portarti in un altro tempo, perché ancora tu hai stabilito il tuo tempo per fare la cosa a modo tuo. E a volte noi direi anche con certa prepotenza e presunzione, vogliamo dire a Dio esattamente quando è il tempo che finisca qualcosa e quando è il tempo che inizi una cosa. Una volta il Signore mi ha rimproverato e mi ha detto: non manufatturare il mio movimento. Questi non sono i miei tempi e non sono nemmeno i tuoi tempi. E se la tua vita vive in cicli di tempi, o segmenti di tempi, cioè una successione di tempi, un insieme di tempi messi insieme, tu non puoi scegliere quanto il tempo deve durare. Scegli solo come gestire la tua vita in mezzo a quel tempo. Ha mai incontrato delle persone che sono pessimisti? Perché le persone sono pessimisti? Per autoproteggersi da un'altra delusione ancora. Così si proteggono. Io sono pessimista perché così so che non mi farò alcun male, non mi accadrà qualcosa di male. E poi se accade qualcosa di male, già sapevo, perché già sono pessimista, già sapevo che qualcosa di male mi sarebbe accaduto. Me l'aspettavo. L'apostolo Paolo già capiva la natura del suo ministero. Comprendeva che con il bene c'è anche il male, e che i tempi sono stabiliti da Dio e non sono stabiliti dagli uomini. Paolo aveva dentro di sé un vai, e lui andava sempre, perché dentro di lui c'era un vai. Solo lo Spirito Santo gli poteva dire non andare, ma fin quando c'era quel vai dentro di lui,
non si fermava mai, non si bloccava mai, non si fermava per dire vediamo cosa bisogna fare, trovava sempre un modo per andare avanti. Però aveva ben capito che con questo andare avanti c'erano anche delle sofferenze associate a questo andare avanti. Filippesi 3:10 dice: per conoscere lui, Cristo, la potenza della sua risurrezione, e leggiamolo insieme, è la comunione delle sue sofferenze. Diciamolo insieme: comunione delle sue sofferenze. Noi non vogliamo avere nessuna comunione con la sofferenza. Per quale motivo? Non vogliamo avere comunione con la sofferenza perché la sofferenza attacca il nostro io. E quando il nostro io viene sfidato dalle sofferenze, vogliamo che si fermi immediatamente e che non ci siano più sofferenze. Allora, ci sono delle sofferenze che magari possiamo dire che ci potremmo fare, ok? Ma ci sono altre sofferenze che scegliamo noi a motivo della nostra, di un cuore ribelle. Grazie. Che cosa voglio dire un cuore ribelle? Che cos'è un cuore ribelle? Un cuore ribelle è quel cuore che cerca di agevolare, questa è la giusta, cerca di agevolare costantemente il suo, l'andamento della propria vita. Io voglio che sia più liscio che mai. Guarda, io non mi preoccupo della mia vita, non mi preoccupo dell'opera di Dio, io mi preoccupo del mio rapporto con Dio e le altre cose se la vede Lui. Tu dovresti preoccuparti invece del tuo rapporto personale con Dio. E ti assicuro che soffrirai. Le tue ferite voglio portare, le frustate del mio regno. Voglio la avere. Gesù ha sofferto, così non soffrono, non soffro io. Ascoltatemi carissimi, spesso il Signore deve metterci in situazioni così duri e difficili perché non vuole che tu viva dalla tua anima, ma dal tuo spirito. Lo spirito vive al di là di ogni muro. Lo spirito vive con una visione eterna. Lo spirito vive con un'ottica celestiale. Lo spirito vive alla presenza di Dio e della Deità. Lo spirito dell'uomo vive, cioè lo spirito del credente, scusatemi, vive alla presenza di Dio. Noi siamo seduti con Cristo, dove? Nei luoghi celesti alla destra del Padre. Nello spirito io abito lì, io dimoro lì e attingo da quella realtà. Ma c'è un'altra realtà chiamata sofferenze, che e questo accade dove? Nella mia anima. Perché la mia anima costantemente lotta contro il mio spirito. La mia anima vuole essere appagata, vuole essere approvata in ogni cosa. Quando parliamo di anima è come se parlassimo di carne,
la mia carne. La mia carne vuole essere soddisfatta, il mio spirito dice no, e quindi c'è un'inimicizia dentro di noi, lo spirito contro l'anima, l'anima contro lo spirito, perché lo spirito dice non ti fa niente la sofferenza, stai tranquillo, anzi ti farà uscire la sofferenza. Che cosa fa? Ti aiuterà il tuo spirito a tirarti fuori dalla quella condizione in cui tu ti trovi. Galati 5, 22, 23, non c'è bisogno di andare, la conosciamo, noi sappiamo che gli attributi del frutto dello Spirito sono amore, gioia e pace. Solo questi tre, iniziamo con questi tre. Ti va di essere ripieno di amore? Ti va di essere ripieno di gioia? Ti va a essere pieno di pace? Certo, ma questi attributi sono attributi spirituali e non è una dimensione nella tua anima e nel tuo spirito. Se viviamo per lo spirito, manifesteremo gli attributi dello spirito. Se viviamo secondo la, se viviamo nello spirito, se viviamo nell'anima, manifesteremo le opere della carne. Le opere della carne, che sono una lista che non finisce mai di peccati. Una vita peccaminosa sarà messa in mostra dalla nostra vita. Ma chi vive per lo Spirito è esemplare della vita di Cristo. Rilascia Cristo, rilascia gioia, rilascia pace, rilascia amore. Ovunque si trova, non punta il dito all'altra persona, ma che cosa vede? Vede Cristo nell'altra persona. Chi vive per lo spirito non vede il male negli altri, ma vede il bene, guarda il bene, cerca il bene, abbraccia il bene, evita il male, evita il pregiudizio, evita il giudizio, evita ogni cosa che può offendere il suo proprio spirito. Per conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, è la comunione delle sue sofferenze. Leggiamo l'altra parte. Essendo, ce l'abbiamo? Essendo, leggiamo insieme, essendo reso conforme. Sbagliai culto, hai appena altro culto. Quanti di noi abbiamo capito che è nella morte che scopriamo la vera vita? Quanti di noi abbiamo compreso che identificarci con Cristo non è solo nel benessere, nel benestare materiale, emozionale? Io vi dico, chi vive per lo Spirito riempie il suo spirito delle cose di Dio e queste cose cominciano a traboccare. Traboccano nella sua anima, traboccano nel suo corpo, e spirito, anima e corpo vivono secondo i principi di Dio. Alleluia. La difficoltà di molti cristiani, purtroppo devo dire, è non voler conoscere Cristo. Vogliono che Cristo si riveli a loro e faccia del bene a loro, ma non vogliono conoscere la sua morte. Non vogliono conoscere, non vogliono. Ma Cristo è morto, siamo d'accordo che Cristo è morto per noi, e siamo anche d'accordo che Cristo è stato seppellito, e siamo anche d'accordo che è stato risuscitato, e siamo anche d'accordo che Egli è asceso ed è alla destra del Padre, siamo d'accordo con tutti questi. Allora perché Paolo dice ancora, Gesù già era alla destra del Padre, ma Paolo dice, aspetta, io aggiungo la mia vita, e voglio conoscere Lui, e voglio che io sia resa conforme alla sua morte. E poi dice in Galati capitolo 2 versetto 20, non sono più io, ma è Cristo che vive in me.
Quanti di noi vogliamo essere liberati per essere ripieni di così, ripieni di Cristo, che poi tu non devi fare finta di avere gioia, ma ce l'hai, è genuina, è straripante dalla tua vita, trabocca dalla tua vita. Ma guarda, quella persona ha un sorriso sulle labbra, ma non è finta. Quella fede che con la quale agisce non è una fede finta, quella una fede vera, una fede sincera. Quante volte e quante volte dico che nella Chiesa il popolo di Dio si è così abituato a fare finta di avere fede, fare finta. Come stai? Alleluia, gloria a Dio, tutto bene. Forse qualche volta, se qualcuno ti chiede, dovresti rispondere: sto avendo comunione con le sue sofferenze, mi sta rendendo conforme alla sua morte, alleluia, e non vedo l'ora che l'opera sia completata. È diverso questo messaggio, spero che non ti offenda, ma se ti offende, non hai capito nulla del cristianesimo. Gloria a Dio. Devo andare avanti, perché già il Signore mi ha lasciato completamente. Ok, alleluia. Andiamo a leggere in Gioele. Gioele, capitolo 2, versetto 12. Alleluia. Sai, a volte, e ve lo dico sinceramente, io detesto il piagnucolio. Quanti di voi avete bambini che sono i cianci giusi? E me la dai questa? E lui mi ha preso quest'altra cosa e lei non me la dà. Quanti figli hai? 2, 3, 5, 10. Il Signore ne ha miliardi. Oh Signore, ti ringrazio che solo tu sei Dio. Io detesto il piagnucolio. Io credo che ogni persona deve parlare per come è nel cuore, in maniera trasparente, genuina, ok? Però c'è un altro pianto, perché questo è un tempo di Dio. Quanti sono pronti per il digiuno domani? Alleluia, molti di voi, grazie a Dio. Digiuno di 10 giorni. Ed era giusto che io parlassi oggi del digiuno. Devo dirvi qualcosa che forse per alcuni sarà un controsenso, ma siccome Dio ha stabilito i tempi, Lui ha stabilito questo tempo non per il piagnucolio, ma per il pianto. Un pianto legittimo. Quanti di voi vi ricordate quando Gesù pianse su Gerusalemme? Perché Gesù pianse su Gerusalemme? Per quale motivo, qualcuno si ricorda? Pianse su Gerusalemme perché non aveva riconosciuto il giorno della sua visitazione. C'è un motivo di pianto. Noi vogliamo piangere per la nostra città. Io non sto dicendo che dobbiamo piangere per noi stessi. Il piagnucolio è come di un bambino capriccioso. Ma il pianto, piangere, avere un cuore spezzato per la nostra città. Alleluia. Questo è ciò che il Signore desidera. Ma vado a leggere perché. Versetto 12. Gioele 2,12 dice: perciò ora, dice l'Eterno, tornate a me
con tutti, con tutto il vostro cuore. Cioè noi ritorniamo al Signore, ci sta invitando, dice venite a me con tutto il vostro cuore, cioè che siate concentrati in quello che bisogna fare, mettercela tutta, ok? Dice tornate a me con tutto il vostro cuore, poi con digiuni, con pianti, ok? E con lamenti. Non significa da lamentare tuo prossimo, da lamentare tuo fratello. Un lamento si faceva quando c'era cordoglio da fare. Il cordoglio, noi facciamo cordoglio per questa città che è nella morte, ma vogliamo che questa città venga alla vita. Alleluia. Quindi diciamo, è scritto qua, dice con digiuni, con pianti e con lamenti stracciate il vostro cuore e non le vostre vesti, cioè non fate qualcosa di esteriore che possa essere visto dagli altri, ma fate qualcosa nel vostro cuore davanti a Dio, stracciate il vostro cuore e non le vostre vesti e tornate all'Eterno il vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pieno di compassione e lento all'ira, di grande benignità e si pente del male mandato. Sapete? E dice e si pente del male mandato, è scritto in corsivo, è stato aggiunto dallo scrittore, e si pente del male, si pente del fatto che aveva avuto fiducia del suo popolo, ma il suo popolo non aveva preso la cosa a cuore, e quindi adesso dice io guardo il mio popolo, il resto del popolo, perché tutta la creazione appartiene all'Eterno, siamo d'accordo? Il Signore vede tutta l'umanità. Nel nostro caso che cosa vede? Vede Messina nella sua condizione. Vede Messina e dice, dove sono i miei ministri? Dove sono i miei ministri? Dice, io voglio fare del bene, voglio usare misericordia. Ma quando il popolo stesso, il popolo di Dio, quelli che si dicono sacerdoti e re, non hanno misericordia, chi sono beati? Beati coloro che, beati misericordiosi, perché otterranno misericordia. Vogliamo un po' di misericordia? Vogliamo tanta misericordia o un po' di misericordia? Noi vogliamo tanta misericordia, non solo per noi stessi, ma desideriamo misericordia per la nostra città. E quindi, continuo, dice, chissà se non si, che non si volga e si penta e lasci dietro a sé una benedizione, un'offerta di cibo e una libazione per l'Eterno, il vostro Dio. Suonate la tromba in Sion. Proclamate un digiuno, convocate una solenne assemblea, radunate il popolo, santificate l'assemblea, riunite i vecchi, radunate i fanciulli e quelli che succhiano al seno. Esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dalla sua camera nuziale. È un tempo molto serio, questo è il tempo. Fra il portico, dice, leggiamolo insieme, fra il portico e l'altare piangono i sacerdoti, i ministri dell'Eterno, e dicono risparmia, o Eterno, il tuo popolo e non dare la tua eredità al vituperio o ad essere dominata dalle nazioni. Perché si direbbe fra i popoli dov'è il loro Dio? Quante volte abbiamo sentito dire che Messina è mia? Molte volte. Il Signore già si sente in possesso della nostra città di Messina. Quanti ci credono? No? Alcuni. Io ci credo perché c'è stato un popolo che ha detto, Signore, noi siamo i tuoi e ti apparteniamo, come è stato detto prima. Noi ti apparteniamo, ma noi apparteniamo anche a questa città. Noi ci identifichiamo con i falli, con gli errori, con i peccati, con le trasgressioni, perché sono sotto la legge, di questo popolo. Ci identifichiamo con loro, ma adesso noi ti offriremo un digiuno.
con pianti e con lamenti, e il nostro cuore si spezzerà per questa città. E io prego nel nome di Gesù che i vostri cuori veramente si spezzino, non per il tuo problema, ma per il problema della nostra città. Fra il portico e l'altare, fra il portico e l'altare piangano i sacerdoti, i ministri dell'Eterno. Dobbiamo dire insieme: Signore, risparmia la nostra città, perché se ce ne stiamo in disparte, disinteressati, può venire anche un giudizio di Dio sulla nostra città. E noi non vogliamo che questo accada, perché poi noi, non sto dicendo noi, sto dicendo tutta la Chiesa Messina dovrà rendere conto al Signore per quello che è successo alla nostra città, perché eravamo chiamati tutti ad entrare nel proposito di Dio come collaboratori di Cristo, siamo entrati nella comunione delle sue sofferenze, siamo stati resi conformi alla sua morte affinché ci fosse, fossimo dei canali attraverso il quale la vita di Dio potesse raggiungere la nostra città. Invece l'abbiamo bloccato, abbiamo solo pensato a me, a me ciavaglio, a me casa, a me magna. Ogni successo io lascio per te, è solo te che voglio di più. Quanti noi vogliamo essere servi di Dio, ma quanti noi vogliamo essere amici? Amici significa che tu metti te stesso da parte ed entri nel suo proposito e nel suo proposito soltanto. Vivi per il suo proposito. Certo, noi potremmo predicare un Vangelo di prosperità, benessere, gloria, benedizione, certo, in questo locale, no, ne sono sicuro. E molti sono pieni a motivo di questo. Perché noi vogliamo benedizione, benedizione. Sai quando io sarò benedetto? Quando vedrò il mio Redentore a faccia e lui mi avrà detto ben fatto. Quello sarà il mio premio. In questa vita non ne cerco premio, non cerco premi, questa non cerco benessere, non cerco di essere di la prosperità, anzi, come ha detto mio padre, dice: io ho rinunciato alla prosperità. E come ha detto mio padre: io, Signore, per tutto ciò che io ho messo da parte, dallo ai miei figli. E questo suo figlio l'ha dato ai suoi figli. No. E spero che i miei figli la diano ai loro figli. E che la dedizione al nome di Gesù Cristo potesse continuare nella storia della nostra famiglia. Stare tra il portico e l'altare. L'entrata. Il portico era proprio l'entrata e si arrivava all'altare e lì il popolo si fermava per pregare. Nel portico di Salomone si radunavano per pregare. Ogni volta che si radunavano insieme non pregavano che potessero pagare la prossima bolletta. Non pregavano per il fratello che cedò lo ginocchio. Non pregavano affinché qualcuno trovasse lavoro. E se Dio ci permette, pregheremo anche per queste cose. Ma la cosa fondamentale e principale è che il popolo di Dio abbracci il cuore di Cristo per la sua missione. Come chiesa generale. Purtroppo vi devo dire, fratelli, la mia esperienza in tutti questi anni è stato: non ti preoccupare, non ti preoccupare, e il Signore ti rialzerà, non ti preoccupare, il Signore, stai tranquillo, figlio, stai tranquillo,
oh, non ti preoccupare, sì, quel ginocchio, sì, non ti preoccupare. E ci siamo fatti, abbiamo limitato la potenza del Vangelo, l'abbiamo limitato solo ai nostri bisogni. Il Signore sta cercando un popolo che metta i propri bisogni da parte e dica: c'è un bisogno principale nel cuore di Cristo, è quello di raggiungere i messinesi. Dio ha bisogno di un popolo che stesse nella breccia per pregare, digiunare e dire: Signore, risparmia la nostra città, risparmia la città di Messina. Sapete quanto è stata maledetta questa città? Dai messinesi stessi. Maledetta. Ogni giorno senti maledizioni sopra maledizioni per questa città. Ma io vi dico, è tempo di ribaltare la cosa. Il popolo di Dio deve capire che siamo noi e dobbiamo essere noi a gridare a Dio: no, Signore, non queste minacce, non queste maledizioni sulla nostra città, ma che ci siano benedizioni. Blocca. Noi nello spirito, come tuoi servi, noi blocchiamo, Signore, noi blocchiamo la maledizione, noi blocchiamo queste minacce e rilasciamo la tua benedizione sopra la nostra città, perché abbiamo preso il tuo cuore a cuore. Il digiuno. Stiamo parlando di 10 giorni. Per quale motivo si digiuna? Si digiuna affinché il nostro io si indebolisca e che il nostro spirito si elevi. Noi digiuniamo per dire no alla nostra carne e per dire sì allo Spirito di Dio. Noi rinunciamo a noi stessi durante un digiuno, rinunciamo a noi stessi, diciamo no a noi stessi, perché vogliamo dire in questi 10 giorni: Signore, questo tempo è per te, tu hai stabilito questo tempo, è un tempo per piangere, non ti preoccupare, finiti 10 giorni sarà un tempo per celebrare. Facciamo 10 giorni e pregare per la nostra città come non abbiamo mai pregato prima. Devo velocizzare. 10 giorni. Digiuno. 10 giorni nell'alto solaio. E qui in questo digiuno di cui ne parla Gioele. Se leggi alla fine il versetto 28, lo leggeremo tra qualche minuto, predice, profetizza la venuta dello Spirito Santo in Atti capitolo 2. Cosa ha preceduto la venuta dello Spirito Santo? 10 giorni. Dopo 10 giorni erano tutti di pari sentimento, di un unico accordo, avevano una unica cosa a cuore, che Gesù aveva promesso di mandare il Consolatore, lo Spirito Santo, e erano lì che aspettavano 10 giorni, aspettavano. Non dobbiamo tutti aspettare insieme, ma possiamo aspettare tutti insieme nello stesso spirito, avere uno stesso cuore durante questo tempo. Versetto 28 dice: dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. In quei giorni spanderò il mio spirito anche sui servi e sulle serve, farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fuoco e così via. E avverrà, versetto 32, che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato, perché sul monte Sione in Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto l'Eterno, e fra i superstiti che l'Eterno chiamerà. Ho miriadi di pensieri e di
scritture che mi vengono in mente. Voglio dirvi solo questo. Che ogni qualvolta Dio era pronto a fare qualcosa di nuovo, ci doveva essere anche un periodo di silenzio. Tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento ci sono 400 anni di silenzio. Dio non ha parlato, Dio ha fatto silenzio. Quando il Signore è pronto a fare qualcosa, il Signore desidera che i suoi figli lo aspettino in silenzio. Durante questo tempo di digiuno, trova la tua cameretta segreta. 1, 2, anche 3 volte al giorno. Non deve essere un'ora alla volta. Se lo puoi fare, gloria a Dio. Ma se puoi dare 10 minuti, 15 minuti di massima attenzione. Signore, sono qui per la città di Messina. Risparmio, Dio, questa città. E poi stai zitto. Non parlare. Lascia che parli Lui. Se il Signore ha qualcosa da dire, dovrà aspettare che il mio tempo finisca affinché possa parlare Lui. Ma io sono convinto, fratelli, e mi aspetto questo da tutti noi, che facendo questo digiuno di 10 giorni, noi riusciremo ad ascoltare la voce di Dio, parlando, dicendo quasi nulla, ma dando a Lui tutto lo spazio per parlare ai nostri cuori. La salvezza viene, una nuova rivelazione viene, un nuovo mandato viene. Atti 13 versetto 2, non c'è bisogno. Atti 13 versetto 2. E mentre Paolo e gli anziani erano lì in preghiera e ministravano al Signore con digiuni e preghiera, adorando Dio, il Signore parla e dice: mettetemi da parte, Paolo e Sila, per un'opera alla quale, o Barnabas, alla quale io li ho chiamati. Un'opera specifica. Un'opera specifica. Il Signore vuole rivelarci riguardo un'opera specifica. L'opera specifica nell'alto solaio si è manifestata quando discese lo Spirito Santo. Tutti furono ripieni di spirito. Pietro si alza, predica il Vangelo. È una sola semplice predicazione di 15 minuti e non più. 3.000 anime si convertono a Gesù Cristo. Questo è successo dopo 10 giorni. Fratelli, ascoltatemi. Non è il numero, è il cuore. Cosa ha detto? Stracciare i vostri cuori. Forse bisogna piangere anche per la nostra arroganza. Bisogna piangere, bisognerebbe piangere per la nostra indipendenza da Dio, come è stato detto. Forse dovremmo anche piangere perché abbiamo voluto vivere la nostra vita a modo nostro. Signore, dacci il tuo cuore in questi 10 giorni. Alziamoci in piedi. Signore, in questi 10 giorni, dacci il tuo cuore. Rivelaci il tuo cuore. In questi 10 giorni apri gli occhi dello spirito di tutti noi. Signore, manifestati con sogni e visioni spirituali.
sia bloccato ogni spirito di suggerimento nel nome di Gesù Cristo, e ogni opera della carne sia bloccata nel nome di Gesù Cristo, e sia rilasciata la tua unzione per spezzare ogni giogo nelle famiglie, mentre noi cerchiamo in prima il regno di Dio e la sua giustizia. Tu ti prenderai cura di tutte le nostre cose, Signore. Noi abbiamo, e potremmo anche elencare i nostri bisogni, ma tu hai detto: siate di poche parole, perché il Padre vostro già sa qual è il vostro bisogno. E noi ti chiediamo, Padre, in questi 10 giorni, di aprire i nostri cuori, aprire le nostre menti, rivelare te stesso. Signore, fa che ognuno di noi possa mettere le mani all'aratro, Signore, per avanzare il tuo proposito in preghiera per questa città. E noi ti diciamo, Signore, risparmia questa città, affinché non si dica dopo tutti questi anni: dov'è il vostro Dio? Signore, la tua Chiesa è qui presente da molti anni, decenni, che è presente in questa città, e noi non possiamo fallire i nostri padri in questa missione. Metteremo, Signore, le mani all'aratro della preghiera e pregheremo fino a quando i cieli saranno squarciati e la gloria di Dio sarà vista sulla nostra città. Signore, non continueremo a vivere di speranza, 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 che poi eventualmente porta al pessimismo, per non essere ancora una volta delusi. Ma noi vogliamo vivere della tua speranza. Signore, la fede è la sostanza. Signore, grazie, 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 perché l'opera che tu hai iniziato la porterai a compimento. Signore, grazie, perché la tua opera vincerà. Noi ti ringraziamo, Padre, per la tua parola. La riceviamo nel nostro spirito. Signore, insegnaci ad avere comunione con le tue sofferenze. Grazie. Nel nome di Gesù, il popolo di Dio dice: Amen. Dio vi benedica.